È con piacere che introduciamo il nostro grande main sponsor Visa nella persona del direttore generale Davide Stefanini, che ringrazio tantissimo di questa partnership, che è un progetto molto importante con un grande sforzo vostro. Avete creduto, credo, dall'inizio in questo progetto, e quindi mi piacerebbe che ci raccontassi come la state vivendo, perché, che motivazioni, che storia avete poi in Campus Party, perché voi arrivate da lontano in Campus Party, per cui... Certo, ma devo dire che devo io ringraziare voi per aver consentito a Visa di partecipare a questa iniziativa, che si colloca idealmente in quello che Visa sta facendo nel mondo ed in particolare anche in Italia. Noi abbiamo una grande sfida, che è quella di trasformare il modo in cui la gente paga ed è pagata nel quello che è il mondo digitale che sta arrivando. E quando pensiamo di dover trasformare miliardi di carte, centinaia di migliaia di punti vendita in qualcosa che saranno potenzialmente miliardi di device connessi nel mondo, pensiamo: ma chi ci può aiutare a fare questo tipo di trasformazione? E sicuramente la gente della mia generazione ha dei limiti strutturali, per cui dobbiamo necessariamente avvicinarci a chi ci può fare questo salto di qualità. E questi non sono altro che questi talentuosi studenti che si troveranno in Campus Party e che noi aiuteremo tramite un hackathon, tramite una condivisione di innovazioni che abbiamo già realizzato, tramite idee, tramite contributi, proprio a cercare di aiutare noi a far creare quello che è il sistema di pagamento del futuro. No, infatti io ti ringrazio tantissimo, perché peraltro Visa, sul serio, l'impegno di tutto il vostro staff, anche da internazionale, da parte innovazione, porteranno delle esperienze che sono delle vere sorprese. Credo che un'azienda che apparentemente forse può essere distante ai giovani abbia la capacità poi in fondo di mettersi in gioco, no? E questo è molto bello, e si vede da quanti gruppi di lavoro stanno già aderendo all'hackathon che loro stanno facendo. Lui non l'ha detto, ve lo dico io, che è come sarà il nuovo modo di viaggiare con Visa, e quindi anche questo porta innovazione in un'azienda che forse non tutti i giovani apprezzano nella sua modernità. Quindi grazie mille ancora. Assolutamente, grazie a voi. Ripeto, siamo un'azienda che ha sede nella Silicon Valley, questo non tutti lo sanno, e che sta attraversando un momento di innovazione fondamentale, e credo che a luglio il fatto di avere questa innovazione calarsi a Milano con questi 2000 giovani non farà che altro che bene sia all'Italia che al mondo intero. Grazie. Grazie.